giro di boa della campagna elettorale, Franco De Michele si presenta alla città di Caserta. Certo, partiamo da Caserta e insieme a tutto il resto della provincia lanciamo ancora una volta, rilanciamo il nostro progetto per la nostra terra, il nostro territorio, per questa provincia che ha bisogno assolutamente di lavoro, che ha bisogno di sanità, che ha bisogno di trasporti, e noi da Caserta vogliamo ripartire per riportare la nostra provincia e i nostri concittadini ad un livello di qualità della vita che sia finalmente accettabile. Lo sviluppo legale di Franco De Michele, di rifare l'Italia, dell'area Capacchione. Sì, è un progetto che mi entusiasma, mi convince e che alla base, insieme al sostegno di tanti nella mia città e nel mio circolo, a fare questa battaglia, a competere per queste elezioni regionali. Un progetto che si propone anche di fare squadra, lo abbiamo visto anche alle elezioni provinciali, e che ovviamente non si fermerà il 31 maggio ma continuerà insieme a Rosaria Capacchione. Ha parlato di elezioni provinciali, un vero e proprio exploit per la candidata di rifare l'Italia, Raffaella Zagaria. Sono enormemente contento per Raffaella, è stato il primo passaggio in cui abbiamo potuto insieme, lo ripeto ancora una volta, come squadra dimostrare coesione e forza, ovviamente a sostegno del progetto più complessivo che era quello del Partito Democratico, e colgo l'occasione per congratularmi ancora una volta ed abbracciare Enzo Cappelli. Quando si diceva Franco De Michele candidato, si parlava di una candidatura a misura casertana. Questi primi giorni di campagna elettorale dicono il contrario. Ma noi abbiamo una convinzione. Questa provincia ha pagato per troppo tempo il prezzo di non avere una città capoluogo forte, ma questo non significa fermarsi a un dato campanilistico o stupidamente localistico. Noi abbiamo a cuore e lavoreremo per tutta la provincia di Caserta e credo che il lavoro che stiamo facendo lo stia dimostrando. Grazie a Franco De Michele, al prossimo appuntamento. Grazie a voi.